Le autorità del Kosovo hanno chiuso due valichi di frontiera con la Serbia dopo che i manifestanti del lato serbo hanno bloccato la strada e impedito il passaggio agli automobilisti con documenti kosovari. I manifestanti hanno iniziato a bloccare i valichi di frontiera nella tarda serata di venerdì, dichiarando che si trattava di una protesta contro la chiusura delle amministrazioni parallele istituite dall'etnia serba nel nord del Kosovo. Alcuni manifestanti hanno anche chiesto che la forza di pace guidata dalla NATO in Kosovo assuma il controllo del nord del paese. All'inizio di quest'anno il Kosovo ha reso l'euro l'unica valuta legale del paese, mettendo di fatto fuori legge l'uso del dinaro serbo. Il blocco del confine è iniziato pochi giorni dopo che la polizia del Kosovo settentrionale ha chiuso 5 uffici amministrativi legati al governo di Belgrado. La Serbia non riconosce l'indipendenza del Kosovo, proclamata nel 2008.